di Mal sulla letteratura indipendente promosso dall'organizzazione di Circolo Lettura Arci di Fortebraccio. Qui siamo sulla Prenestina, qui abbiamo la fortuna di avere con noi Federica Sgaglio, che ha presentato questa sera il suo libro I buoni e i cattivi. Il paese di buoni e di cattivi. Secondo tutto quello che lei ha scoperto, comunque nella sua ricerca, nella sua analisi, comunque dal mondo giornalistico, del linguaggio giornalistico soprattutto, pensa che comunque questa dicotomia che si viene a creare tra insomma, il bene e il male, in ogni dibattito politico, dove il giornalista non tenta più di spiegare le cose come stanno, di inquadrare, ma si limita a inquadrare in un frame piuttosto neutro, semplicemente schierando da una parte i buoni e da una parte i cattivi, abbia posto insomma fine al ruolo del giornalista come mediatore, come il famoso watchdog, il cane da guardia, che era un po' l'ideale del giornalismo anglosassone degli anni 60 e 70. Non so se sia stato questo un po' fine al ruolo del giornalista come cane da guardia. So che i giornalisti spesso fanno altri lavori, e questo, quello di inquadrare all'interno di cornici interpretazioni semplificate i fenomeni complessi che dovrebbero spiegare, so che questo è un altro lavoro rispetto al lavoro del giornalista, è il lavoro di chi fa televisione, per esempio, di chi si occupa di fare una cosa molto nobile che però si chiama intrattenimento, non necessariamente il giornalismo, ma lo dico proprio senza spocchia, cioè è un altro lavoro. Sì, cioè, infatti a proposito della televisione, comunque nel corso degli anni si è notato come il modello del racconto giornalistico, soprattutto della politica, si è cambiato molto. Ricordiamo il primo modello di racconto, che è il famoso Pastore, con una sola giornata, cioè in un solo articolo, con un solo servizio televisivo, poi veniva raccontata l'intera giornata politica, poi da lì si è passata al famoso Consiglio Bidone, ovvero dove ogni capitolo si raccontava prima un argomento, poi un altro, con la salsa politica insomma intorno. Poi si è passato al Panino, dove si dava la voce prima alla maggioranza, cioè al governo, poi all'opposizione, poi alla fine alla maggioranza, e con questi tutti i problemi che ne sono dietro. E adesso invece si parla di features politica, ovvero di racconto molto molto narrativo, più che racconto ovvero di fatti, che insomma è funzionale quello televisivo perché si avvicina al modello della fiction, ma che poi in realtà perde un pochettino quello che è stato giornalistico. Allora pensa che la televisione abbia rovinato il racconto politico anche sui giornali e di conseguenza ha abituato comunque il pubblico a una funzione di tipo fiction più che narrativo? Io non lo so se la colpa è stata della televisione. È possibile che ricevere un messaggio che transita attraverso le immagini prima ancora che attraverso il suono delle parole abbia contribuito a facilitare la messa da parte del nostro senso critico. Può essere che sia stato così, e può essere che ciò che ci aspettiamo di vedere sia una storia raccontata invece che una serie di notizie. Però io penso che tanto in televisione quanto nella carta stampata, quanto nella radio, il problema non sia cercare, pretendere che ci venga detta la verità, ma credo che la cosa importante sia essere in grado di fare la tara, perché nessuno ci può dire la verità, perché ha delle opinioni personali, perché ha una sua storia personale, perché nel semplice mettere in relazione i fatti uno in fila all'altro, già la conseguenzialità, il tipo di conseguenzialità che viene istituito determina una presa di posizione, per quanto non si possa voler negare. Quindi il problema, secondo me, non è aspettarsi la verità, è cercare, è capire come si fa la tara di quello che si vede in televisione, di quello che si sente per radio, di quello che si legge sul giornale. Certo. Comunque il giornale cerca sempre di dare, come abbiamo detto anche prima, un contesto di interpretazione, questi famosi frame di cui si parlava prima, e ad esempio, volendolo dire in una maniera un po' più semplice, magari il giornalista ha smesso non solo di interpretare i fatti, ma comunque ha rinunciato a spiegarli. Molto spesso si parla di discorsi autoreferenziali, dove il giornalista si limita a riportare le parole del politico e tende a non volerle più interpretare, perché c'è questo famoso mito dei fatti separati dalle opinioni, ma
ma quali opinioni questo motivo? Siccome il giornalista non esprime più la sua opinione, ma esprime semplicemente le parole dell'interlocutore, allora a questo punto c'è proprio la rinuncia non solo a quello del giornalista, ma anche proprio alla fine proprio del mestiere di intermediare tra il potere politico e il pubblico. Allora a questo punto. Secondo me c'è già un errore nel pensare che il pubblico sia pubblico e non sia un cittadino. Sì, cittadino. Tendevo comunque dal punto di vista mediale. Ho capito il punto, però forse il problema è proprio questo, cioè è come se ciascuno fosse venuto meno al proprio compito istituzionale, che il cittadino fosse venuto meno al dovere di essere cittadino e al diritto di essere cittadino. E il giornalista avesse pensato che i doveri e i diritti del giornalista non sono più propri, perché mi viene in mente la questione della Parcondicio, al di là del periodo elettorale la Parcondicio viene invocata da tutti, da tanti, in situazioni in cui è assolutamente incongruo invocarla, però la Parcondicio che cos'è se non una limitazione della facoltà del giornalista di invitare le persone che ritiene siano funzionali allo sviluppo di un ragionamento? In fondo la Parcondicio presuppone la stupidità della persona che guarda e toglie al cittadino il diritto di essere cittadino, perché lo tratta come uno spettatore passivo che fa parte del pubblico e non appunto. È un talk show che è proprio una collaborazione reciproca tra il potere del giornalista e la mediazione del pubblico, che è il cittadino, che bisogna informare, certo. Quindi sul discorso dell'autoreferenza adesso, vuol dire che si è tornato al discorso che faceva Forcella più di 50 anni fa, che i giornalisti politici scrivono per 1500 lettori e basta? No, perché i giornalisti politici scrivono perché 1500 lettori capiscono una cosa e tutto il resto dei lettori capiscono altre cose, e quindi la comunicazione è indirizzata a tutti. Come dicevo prima, nel momento in cui un giornalista politico scrive che il presidente di una giunta regionale è un governatore, non è il presidente di una giunta regionale, quando poi la carica di governatore non esiste, sta parlando alle persone normali, comuni, cittadini come noi, che sono portati a credere che il governatore esista, e quando dovesse venire proposta l'elezione diretta direbbero certo sì, il governatore già c'è. Quindi non sono sicura che i giornalisti politici parlino a 1500 persone, parlano in un certo modo a 1500 persone per far capire certe cose a 1500 persone e a tutte le altre per farne capire altre. Quando si continua a parlare della padania, ma questa padania in fondo esiste davvero. Non so se avete visto che a poco, alla minuscola, la padania ha preso la maiuscola. Questo è un riconoscimento implicito di una esistenza che effettivamente non è stata ancora provata. Sì, più che non è stata approvata, il problema vero è che l'hanno fatta esistere. Nel senso che nel momento in cui, con un certo qua ritardo, la più alta carica dello Stato, cioè il Presidente della Repubblica, ha detto che la padania non esiste, Padania esiste in Italia perché l'hanno creata i discorsi della Lega, l'hanno creata le politiche leghiste insieme alle politiche del governo Berlusconi. Quindi ora c'è la Padania, bisogna farci il conto, anche se non esiste. Senti, è stato un passaggio abbastanza interessante. Per quanto riguarda invece il giornalismo italiano, ora non so, non penso che nessuno abbia la chiave per trovare una soluzione a questa impasse, a questa situazione dallo stato di cose attuale, però magari una riflessione comunque sull'analisi che fanno comunque del giornalismo italiano, anche diversi studiosi. Alinea Mancini, nella loro ricerca, hanno guidato il giornalismo italiano all'interno di un panorama chiamato mediterraneo, dove il giornalismo è nato sin dal principio sotto proprio la protezione del potere politico, ed è per questo che comunque molto spesso il nostro paese, come altri della nostra zona, della zona mediterranea, non riescono a togliere la politica dai fatti comuni e viceversa non riescono a trattare la politica scendendola dal resto. Allora, per esempio, l'esempio del Mattino di quando nacque, che era già filogiolittiano, uscì soltanto per esprimere il parere dei filogiolittiani, pesa ancora comunque adesso, cioè i giornali, molti li additano facilmente dicendo sono strumenti di governo, oppure sono strumenti di un'opposizione che comunque non vuole fare altro che sovvertire l'ordine delle cose per prendere il posto. Possiamo ridurre a questo la situazione giornalistica italiana e la malattia che affligge il nostro giornalismo, oppure ci sono altri motivi da ricercare altrove? Ci sono altri motivi da ricercare altrove, sicuramente ce ne sono. Uno fra tanti è il servizio di noi giornalisti. Il clientelismo al tempo è stata una malattia fin dal principio. Non parlavo di clientelismo, parlavo proprio di servilismo, che è la smania di avere il potere di essere servi. La smania di avere il potere di essere servi. Quello è il bisogno principale di un giornalista in Italia. Che dico è che
Sì, ecco, la questione del clientelismo è marginale rispetto alla questione del capitalismo. Se tu vai in un giornale, capisci perché è il punto di precipizio di infinità di altri problemi che... Tra i quali? Non ho detto nomi e cognomi? La distribuzione, per esempio, delle gerarchie interne nei giornali è molto poco chiara, la distribuzione delle responsabilità. E quindi succede che uno che non ha un incarico formale viene investito di quell'incarico in modo non formale e quindi ritiene di avere il bisogno di essere gravato a chi gli ha dato quell'incarico, mentre invece chi ha formalmente quell'incarico viene privato della responsabilità di fare le cose che dovrebbe fare per avere quell'incarico e quindi richiede di dovere, non gratitudine, però di dover avere un sentimento di paura verso chi gli ha dato quell'incarico formale ma gli ha tolto le tensioni e quindi alla fine in questa tensione tutto quello che nasce è completamente ingovernabile a meno che tu non sia quello che l'ha creato. Quindi è vero che il clientelismo esiste, d'accordo, però nel giornale le dinamiche che funzionano purtroppo sono queste dinamiche subite, organizzative, che riescono a devastare la vivibilità interna, la linearità delle relazioni, anche umane, tra le persone. E questo è un esempio stupido, però si ripropone costantemente. Insomma, la situazione è tutt'altro che chiusa, quindi insomma è una discussione che andrà avanti ancora per tanto tempo, insomma vedremo soltanto un po' con il tempo e con la volontà delle magari nuove leve come nella situazione si potrà evolvere. E io spero che se vuoi entrare in un giornale spero che tu ce la faccia, perché nonostante quello che penso del giornalismo io penso che sia un lavoro bellissimo e che ci sia bisogno di persone che lo fanno passione e partecipazione. Opinione largamente condivisa. Grazie. Ringraziamo il nuovo Federico Scaggio. Grazie.